cari amici di Baroque, siamo qui in compagnia di Dario Della Porta, docente di Estetica e Storia della Musica presso il Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila, per presentare il suo libro Potere, Sublimità e Devozione, le vicende dei terremoti in musica, edito da Libreria Musicale Italiana. Dario, grazie di essere in nostra compagnia. Grazie a voi. E parlaci un po' del tuo libro, come è nato e da cosa prende ispirazione. Purtroppo prende ispirazione, come sappiamo, dal terremoto dell'Aquila del 2009. E lì mi venne dato incarico in quell'occasione di preparare un programma di concerto per un concerto che è stato fatto in collaborazione con l'Università dell'Aquila. Poi, naturalmente, come ogni concerto, deve essere corredato da note, e queste note si sono un po' ingrandite, diciamo così, è diventato un piccolo libro su questo argomento che rappresenta, come dire, un'ispezione molto sottile ma anche molto trasversale di certa musica e di certa socialità della musica attraverso i secoli, perché l'unione tra musica e terremoto è antica quanto la liturgia che noi pratichiamo, perché con la morte di Gesù, dopo la morte di Gesù c'è il terremoto e le liturgie, quindi la liturgia pasquale viene intonata ed ecco che c'è il primo aggancio tra le due cose. Poi naturalmente ci sono degli episodi che sono molto più interessanti, più particolari, e avvengono soprattutto in epoca barocca e soprattutto in Francia. E, diciamo, in Italia la musica rimane devozionale, la musica legata al terremoto, come una cantata che fu fatta per lo scampato pericolo a Roma di un altro terremoto aquilano del 1703, una cantata di Handel, una cantata mariana, perché era la Madonna che aveva salvato Roma, in quanto il terremoto avvenne il 2 febbraio, Candelora, festa mariana. E, o le messe dedicate a Sant'Emidio, patrono di Ascoli, però diventato poi patrono di tutti i terremoti e i terremotati del Settecento, quindi le messe di Pergolesi, una delle quali di Pergolesi, è dedicata a lui. Ma la Francia è la parte più interessante e più divertente, perché lì c'è un aggancio non con un discorso estetico, non con un discorso devozionale, ma con un discorso di potere. E il potere era incarnato in quel periodo da Luigi XIV. Quindi cosa accade? Prima di tutto, la Francia è più sismica di quanto non si creda comunemente. E nell'arco di un regno che è vero è stato molto lungo, quello di Luigi XIV, ci sono stati una decina di terremoti di quelli sensibili, insomma. Anche uno particolarmente forte. Ora, il discorso per cui i regnanti, anche quelli più illuministi e più meno assolutisti di Luigi XIV, come Federico II di Prussia, non amavano che si parlasse di terremoto sul loro regno, perché era sempre una cosa che veniva interpretata, di cui non si conosceva bene l'origine. Si tentavano le prime ipotesi nel Settecento scientifiche, ed era comunque per il popolo, era un segno infausto, era qualcosa che andava, come dire, contro la felicità, l'idea di felicità del regno e di buon governo. E a questo punto, per Luigi XIV, la cosa cominciò a diventare grave quando, finita la guerra con la Spagna, siamo nel 1660 circa, si fa la pace con la Spagna, la cosiddetta pace dei Pirenei, che viene suggellata nei Pirenei con il matrimonio tra colei che doveva diventare regina di Spagna, rinuncia per diventare la moglie di Luigi XIV, si sposano e dopo una decina di giorni, 12, da questo evento arriva proprio nella zona dove si stava svolgendo tutto ciò, nei Pirenei, nella zona compresa, diciamo, tra i Pirenei e Bordeaux, arriva un terremoto che gli storici hanno ricostruito come un ottavo grado, anche un po' abbondante. E questo naturalmente non andava bene, era il momento peggiore perché arrivasse un segno del genere, se tale era, per molti anni. E quindi Luigi XIV ha un'idea, quella di annettersi il terremoto, esattamente come diceva lo Stato, sono io, bene, sono io anche questo. Così non c'erano più problemi, perché
diventò segno del suo potere o addirittura del potere che avrebbe avuto in nascitura. Si presumeva che dopo 10 giorni già un concepimento fosse avvenuto, in realtà non era avvenuto perché il gran delfino, quello che doveva diventare il successore di Luigi XIV e che poi muore prima del padre, quindi non regna mai, nasce nel novembre dell'anno successivo, di conseguenza dopo 18 mesi di gestazione non è credibile che fosse lui l'emanazione del potere che provocava i terremoti, ma uscì un pamphlet, diciamo, molto breve, 4 pagine, che descriveva questo terremoto anonimo e che si conclude con un sonetto anonimo, anche quello, che, nel quale si legge che Apollo, consultato su questo bel presagio, quindi il terremoto è diventato bello, afferma che avrebbe avuto in nascitura. Si presumeva che dopo 10 giorni, che è così potente che già prima di vedere la luce fa tremare la terra, quindi fa tremare i nemici. E questa cosa però ci interessa molto, perché è una cosa da ridere, però provoca una reazione a catena di eventi artistici, in quanto il terremoto comincia a essere rappresentato in teatro, comincia a essere rappresentato nell'opera francese, quando questa nasce grazie a Lully in Francia, no? E di conseguenza noi abbiamo in quell'epoca un'enorme quantità di opere che rappresentano in scena un terremoto. E questo qui rientra nel discorso della macchineria barocca, che questa volta si occupa di questo fenomeno in particolare, ma è anche importante per un discorso orchestrale, perché una volta che uno deve rappresentare non solo scenicamente, ma anche dal punto di vista del suono, già un concepimento fosse avvenuto, in realtà non era avvenuto, nuova cercare di far spingere più in alto possibile gli strumenti acuti con i fiati, di creare un rinforzo enorme con i bassi, allora le grandi viole francesi non bastano, allora bisogna portare il contrabbasso dall'Italia e quindi dare un impulso all'orchestra in direzione dell'orchestra moderna, e questo avverrà. Quindi da una cosa risibile come quella di annettersi il potere di suscitare i terremoti si arriva a questo. E nella generazione successiva, quella di Lully, poi il discorso non cambia, perché il più grande operista che c'è in Francia dopo Lully, un po' di tempo dopo Lully, è Jean-Philippe Rameau, anche lui grande rappresentatore di terremoti, evidentemente ormai era un fatto acquisito anche dopo la morte del Re Sole dell'opera francese. E lì c'è un discorso importante che fa il librettista di Rameau, non soltanto Rameau, perché il Gran Delfino, quello che doveva diventare il successore di divisa in 4 entrée, 4 atti, che si svolgono ciascuno in una parte diversa del pianeta, le cosiddette Indie. L'opera infatti si intitola Les Andes Galantes, le Indie Galanti. La prima India, quella del primo atto, è il Perù. Il Perù è una regione molto vulcanica, una regione molto tellurica, e scrive Fuselier nella prefazione al libretto. Dice, non mi si potrà condannare se io evoco sulla scena dei fenomeni naturali che sono veri, non sono opere di magia come fanno tanti altri, tanto più che il Perù è pieno di questi fenomeni. E soprattutto questo è utile, scrive Fuselier, perché serve a occasionare delle sinfonie cromatiche che farà il compositore. Quindi il librettista si preoccupa di permettere al compositore di tentare delle avventure armoniche inedite, e quindi questa è una cosa molto importante, perché verrà fatto, perché la scena del terremoto delle Andes Galantes, il terremoto in Perù, scrive Gilbertson, che è uno dei più grandi esegeti di Rameau, se uno la legge al pianoforte, nella versione per pianoforte, scrive Cap Hirst, diventa, sembra una pagina di Franz Liszt, è avanti di un secolo almeno rispetto alla musica, quindi armonicamente, quindi noi nel 600 abbiamo un impulso dato dai terremoti in musica, un impulso dato all'orchestra. Nel 700, nel secolo successivo, abbiamo un impulso dato all'armonia, quindi delle armonie molto diverse, molto più strane, che vengono occasionate, come dice Fuselier, dalla rappresentazione di questi eventi naturali. Dario, ti ringraziamo per la tua presentazione. Grazie e invitiamo i nostri amici alla lettura del libro. Grazie. Il 14°